Qui non c'è nessuna abolizione delle province, già il titolo dice riordino, quindi capisce che non è una abolizione. Cambia solo il nome, 10 province le fa diventare città metropolitana e le altre 98 rimangono province, quindi non cambia assolutamente nulla. Da domattina sarà battaglia, 3.000 gli emendamenti, il tempo stringe, se non si arriverà all'approvazione entro il 7 aprile le province in scadenza potrebbero essere chiamate al voto a mano.